È un termine che si riferisce a un gruppo di disturbi le cui manifestazioni sono rappresentate da sintomi che in qualche maniera sono comprensibili, cioè vorrebbe dire che sono esperienze che praticamente possono fare tutti, ma nella persona diciamo normale, esente da disturbi, questa è in una misura irrisoria, mentre invece nel disturbo, nella nevrosi conclamata, la manifestazione sintomatologica crea una grande sofferenza, un grave nocumento, una diminuzione della abilità a svolgere le comuni azioni della vita quotidiana. Quindi nevrosi è un disturbo comprensibile, condivisibile, dove chi parla e chi ascolta possono trovare degli elementi comuni per arrivare a una condizione di empatia, cioè di comprensione. Tutto sommato non particolarmente difficile. Questo veniva detto per distinguere dalle psicosi, che invece manifestano con disturbi segni che effettivamente non sono comprensibili. Quindi è comprensibile ad esempio uno stato d'ansia, perché chi non ha avuto nella sua vita un momento di grande preoccupazione, un momento di paura, un momento d'ansia, eccetera eccetera. Si parla di fobie, e chi non ha avuto nella propria vita una piccola fobia, che la fobia del topo, magari marginale, eccetera, eccetera. Ma nel disturbo, nella nevrosi, si crea un disturbo. Fra l'altro la definizione storica di nevrosi è di disturbo cronico, quindi che perdura molto nel tempo e che ostacola la normale espressione dell'essere. Quindi il termine nevrosi, per esempio, dalla filosofia del DSM è stato eliminato perché è considerato troppo ambiguo, perché veniva usato con dei significati anche molto diversi a secondo della scuola di appartenenza di quello psichiatra o di quello psicoterapeuta o di quello psicologo in particolare. Mantiene secondo me una sua validità proprio perché circoscrive alcune condizioni. Certamente nelle nevrosi, in base al paradigma biopsicosociale, diciamo che la parte bio è quella meno responsabile, mentre invece lo psicologico e il sociale sono parti causative molto importanti nella nevrosi. La nevrosi fondamentalmente ha due fasi: ha una fase egosintonica, cioè in cui addirittura nel fare certe determinate azioni, cosa eccetera, mi sento bene, e una fase egodistonica. Invece sono passato dalla fase in cui mi sento bene alla fase in cui mi sento male o molto male. La fase egosintonica può essere anche omologata al concetto di nevrosi di base dell'analisi. Nella visione psicodinamica, la nevrosi è la condizione di normalità dell'individuo e viene chiamata nevrosi di base, e rappresenta grosso modo la distanza che c'è in me fra il mio essere originario animale e il mio essere un essere acculturato. Maggiore è questa distanza, maggiore è l'istintualità per essere espressa, ha bisogno di modalità di modalità simboliche e modalità comportamentali definite da regole sociali, culturali, morali, legali, eccetera, eccetera,
e più parti di questo mio patrimonio istintuale deve cercare delle forme magari appunto patologiche per poter essere espresso. Quindi c'è una nevrosi, diciamo, buona, che rappresenta il narcisismo di base di una persona, che equivale al fatto che io oggi mi vesto così, in un altro momento mi vesto in un'altra maniera, secondo quello che io reputo in quel momento mi rappresenti di più rispetto a quello che faccio. Esiste una nevrosi non buona, perché sono ossessionato dal fatto che se effettivamente non ho messo la camicia più giusta rispetto al contesto in cui vado, tutti mi guardano e mi deridono. La prima cosa è di fatto utile e normale, la seconda cosa è invece anomala e sicuramente nociva per il mio benessere. Quindi la nevrosi è uno stato di malessere consistente, quasi sempre presente, e che tende a inficiare la mia espressività nel mondo. Questo è il concetto generale. Storicamente riconoscevamo alcune forme, quindi la nevrosi d'ansia, la nevrosi fobica o la nevrosi fobico ossessiva e la nevrosi isterica. Anche la nevrosi isterica, come tutta l'isteria, è stata cancellata dal DSM e spezzettata in tanti sindromi a sé. La nevrosi d'ansia è diventata tutti i disturbi d'ansia, disturbo d'ansia generalizzata, disturbo d'attacco di panico, disturbo d'attacco di panico con agorafobia, eccetera. Il disturbo, la parte più ossessiva, è diventata il disturbo ossessivo compulsivo, lo spettro del disturbo ossessivo compulsivo, che fra l'altro nell'ultima edizione del DSM-5 viene enucleato dai disturbi d'ansia, avrebbe un'altra collocazione. Questo credo che crei ancora più confusione. Da un punto di vista psicopatologico, queste condizioni di malessere sono segnali, ma sono anche segni, ma sono anche simboli di una condizione interiore dove io non raggiungo, a causa delle quali non raggiungo dei gradi di soddisfazione nella vita quali invece desidererei, magari sarebbe pure giusto che avessi. La teoria generale è che esistono delle condizioni conflittuali, esistono, la genesi sarebbero condizioni conflittuali, i traumi veri e propri, moltissimo adesso si indaga quello che è il neglect o il maltrattamento che un bambino o una bambina può subire. Qui maltrattamento non significa che ho dato a questa persona tante botte, ma significa proprio maltrattamento, cioè un bambino che non è trattato come dovrebbero essere trattati sempre e comunque i bambini. Questi sono i presupposti esistenziali, magari può esistere anche una predisposizione temperamentale, genetica, verso certi determinati accadimenti. Sta di fatto che questi elementi dell'infanzia non rimangono inerti, possono rimanere lì come sospesi. E magari a causa di condizioni di particolare debolezza dell'i e dell'essere, per malattie, per difficoltà esistenziali e per tante cose, poi sfociare in questi quadri sindromici. L'intervento principale è un intervento sintomatico tramite farmaci e sempre comunque un intervento psicoterapico. Adesso è molto indicata la psicoterapia cognitivo-comportamentale, ma anche la psicoterapia interpersonale e comunque le psicoterapie di origine analitica sono particolarmente indicate, direi quasi necessarie.